Godzilla 17 è il numero che finalmente porta alla parte finale, la 13, del più grande mostro della storia. L'albo è disponibile in due versioni, una classica e una con cover alternativa e in tiratura limitata. Questo perché, oltre al capitolo conclusivo delle avventure di Boxer & Company, abbiamo anche la prima storia autoconclusiva della nuova saga che ci terrà compagnia per i prossimi mesi, Godzilla Leggende. Le cover a tiratura limitata sono disegnate da Arthur Adams e se messe una di fianco all'altra formano un'unica splendida tavola con 5 stoici avversari del Re dei Mostri. Quella di questo mese vede un Rodan molto particolare che fa sicuramente il suo bell'effetto. Torniamo però alla 13ª parte del più grande mostro della storia. Siamo alla conclusione e, come abbiamo quasi sempre dovuto dire in questi casi, il tutto si risolve fin troppo velocemente, senza una tempistica adatta alla situazione. Eppure gli ingredienti c'erano tutti. Godzilla e Kaiser Ghidorah, gli altri mostri che si affrontano nel mondo, Boxer che finalmente può dimostrare di aver compreso i propri errori. Tutto questo viene quasi bruciato in favore di tanta azione e poca sostanza. Visto l'enorme quantità di parti che sono servite per arrivare fino a qui, era lecito aspettarsi un finale degno di questo nome, che non c'è stato. Per fortuna, l'intero albo si risolleva grazie a Leggende Anguirus, una storia one shot davvero ben progettata. La semplice trama riesce a prendere sin dall'inizio e la decisione di mettere in primo piano Anguirus, primo avversario di Godzilla al cinema, ma storico perdente, è stata gestita molto bene. Incornicia al tutto il bellissimo stile di disegno di Matt Frank, che rende giustizia a due delle creature più sottovalutate del roster dei Kaiju Eiga. La conclusione della maxi-serie lascia abbastanza con l'amaro in bocca. Lo scontro finale tra Godzilla e Kaiser Ghidorah vede intervenire anche Boxer Harrison alla dottoressa Ikari e la rediviva Claire con un potenziato raggio mal di testa chiamato Sfondacranio. Questo non sortisce alcun effetto su Kaiser Ghidorah e serve l'intervento di Rodan per togliere Godzilla dagli impicci. Il Re dei Mostri alla fine riesce a staccare due delle tre teste del dragone alieno e a demolirlo con il suo raggio atomico. Tutto finito? Assolutamente no. Con un colpo di scena totalmente senza senso, Boxer torna a pensare alla figlia scomparsa e decide ancora una volta di volersi vendicare di Godzilla. Questo lo spinge a lanciarsi dritto nella bocca del kaiju con lo sfondacranio, morendo. L'unica cosa che Boxer sente è la voce di suo figlio chiamarlo un'ultima volta. «Non voglio che mio figlio viva in un mondo dove Godzilla è libero di andare dove vuole». Questo dice Boxer poco prima di lanciarsi tra le fauci di Godzilla, il quale, a quanto sembra, sta bene e sta continuando a vagare ovunque voglia. Boxer, da un certo punto di vista, ricorda un altro protagonista già incontrato su queste pagine, Makoto Sato, il personaggio principale di Giganti e Gangster. Ma se Sato era riuscito almeno in parte a redimere il proprio nome, per Boxer non sembra esserci lo stesso lieto fine. Un vero peccato. Grandi speranze ci sono invece per i prossimi capitoli di Leggende, se assomigliano tutti a questo. È ufficiale, ogni storia sarà a sé stante. Non ci saranno collegamenti o altro, ogni capitolo tratterà di un classico nemico di Godzilla. In questo caso vediamo Anguirus affrontare Destoroyah, uno dei nemici più potenti dell'intera Era Heisei del gigante atomico. Tutta la storia è basata sulla costante sconfitta patita da Anguirus nei film e il fatto che l'unica speranza di salvezza per i protagonisti sia proprio lui non li fa saltare di gioia. Anguirus, grazie anche a qualche piccolo aiuto, riesce però a redimersi e a sconfiggere il ben più contato nemico grazie al suo classico rotolamento. Alla fine dei giochi compare però Godzilla, il quale sembra intenzionato a finire ciò che Destoroyah non è riuscito a concludere. Gran bella scena quella che vede i due kaiju scambiarsi uno sguardo di rispetto con Godzilla che si concentra sul nemico che i due hanno in comune. L'uomo. Nonostante l'ennesima delusione finale, l'albo 17 rimane comunque una piccola perla per la variant cover e per la storia dedicata ad Anguirus. Vi diamo appuntamento al prossimo video nel quale parleremo dei capitoli di Leggende dedicati a Titanosaurus e Rodan.